www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. Allora sposo, ecco, oggi il desiderio è Rina finalmente Desi, sposo. Per gli amici Desi e Rina, che da qualche momento sono stati consacrati all'altare marito e moglie. Intanto sono arrivati qui ai piedi del castello, del magico castello manfredonico della terra di Manfredi. A tutti gli amici di Castello Incantato, la buona serata a tutti da Carmelo Barba, che curerà l'intervista, e da Salvatore Favata, addetto alle riprese. Intanto ecco, incominciano ad arrivare gli invitati e i fotografi per le foto, ecco, del matrimonio. Ecco, come potete notare, gentili visitatori di Castello Incantato, c'è già un elicottero atterrato intorno alle 17.30, che su cui Rina e Desiderio spiccheranno il loro primo volo d'amore alla volta dei templi di la Desiderio, che per andare c'è con Desiderio. Ecco, tu come ti chiami intanto? Trevo. Ecco, cosa vorresti dire agli sposini? Sono molto contento per loro. E mi sapresti dire dove si è svolta la cerimonia nuziale? Alla Chiesa Madre. Alla Chiesa Madre. Sì. E allora, cosa auguri a Desiderio e a Rina? Ogni giorno fossero felici. Ecco, la felicità perenne per loro due, per gli sposini. Ma sai che ora prenderanno il volo, il primo volo d'amore alla volta dei templi di Agrigento? Sì. E tu dove andrai? Agrigento pure. Ad Agrigento. Con chi ci andrai? Con mia mamma. Con la mamma. Ok, manda un saluto attraverso Castello Incantato agli sposi, a Desiderio e a Rina. Ciao! La cugina in primo grado, che si chiama? Pinella. Pinella. E con Pinella cosa augura a Desiderio e a Rina? Allora, tanta felicità, tanta serenità, che continui la sua vita con lo stesso entusiasmo con cui l'ha fatto la prima metà, diciamo così, spero sia metà, quindi in altri 45 anni, circa 90 anni va bene. Ecco, quindi un'infinità di serenità. E anche molto dinamismo, perché Desiderio è sempre stato uno spirito libero, ma nel senso buono del termine, insomma, e quindi gli auguro tanta felicità e che continui così. Questa idea degli amici di donare questo viaggio in elicottero, come l'ha perché preso? Perché lo conoscono bene. Desiderio ha fatto un paracantista,
desiderio, insomma, ha fatto un sacco di esperienze estreme. È legato proprio a tutto quello che è il dinamismo, lo sport, la vita libera, pure corso con le macchine, insomma. Però a un certo punto poi ha deciso in maniera consapevole di fermarsi perché capiva che c'era un tempo per tutto. Questo è chiaramente il regalo di persone che lo conoscono e che gli vogliono bene. Non avrebbero mai potuto regalargli, non so, una poltrona, perché il desiderio non è così. Quindi un elicottero ai piedi del castello, sì. Questo castello tanto, diciamo così, apprezzato, ecco, per lei cosa significa un elicottero ai piedi del castello? Che continua ad essere una persona libera, nel senso appunto buono del termine, in due. Daisy e Rina, mai più due ma uno. Questo è scritto qui sull'elicottero, è scritto sulla Peugeot, c'è praticamente non più due ma una sola, ecco, persona. Quindi due cuori in una capanna. Sì, Desiree ha fatto il passo in maniera consapevole, tutte e due. Non l'avrebbe mai fatto prima, perché evidentemente non c'erano le condizioni. Adesso è diverso, quindi non più due ma uno. Okay, curiosità. Una curiosità. Visto che è stata la prima volta che c'è questo elicottero, la curiosità ci ha fatto venire qua. La curiosità mia mi interessava venire a vedere la sposina, non la curiosità. Cioè, anche la curiosità è un po'. No, io ci tenevo nella Belgio. Io, essere sincera, oppure anche a cosa voleva vedere Giovanna, ma Giovanna non c'è. Ma c'è la sposa. Lo so. Comunque per Mussomeli è la prima volta che vediamo c'è una sposa sull'elicottero. Sì, sì, la prima volta. Un viaggio romantico, bellissimo, praticamente. Romanticissimo. Ecco. Quindi un po' di curiosità vi ha spinto a venire qui a me al castello. La cugina la sposa. Cugina. Sì, siamo proprio cugini. Volendo mandare un saluto attraverso Castello Incantato alla cugina e al cugino acquisito, cosa vorrebbe augurare? Ci faccio un migliore di auguri per tutta la vita, che siano felici in un mondo di bene, e che mi dispiace che purtroppo oggi non ci sono potuto andare. E con una parola? Con una parola, un augurio in una sola parola. Tanta felicità, che siano felici per tutta la vita. Signora, suo nipote Desiderio, lo sposino, ecco, oggi ha coronato il suo sogno d'amore. Cosa ricorda di Desiderio piccolo? Era una cosa, ecco. Perché Desiderio è stato il piccolo di mio cognato, logicamente. Ed era indemoniato. Ecco, correggiamo il tiro. Siamo, ecco, l'indemoniato, ecco, in vivace, che è tutto. Allora, ma già fin da allora aveva un cuore grande, una cosa va. Il bene che voleva a suo zio, a me, ai cugini, ai fratelli, era enorme. Ma sempre sotto quella vivacità, diciamo. Sì. Ma c'è vivacità a scuola? Necessariamente, non poteva lasciare il corpo. E allora lo legava. Forse nella macchina. Al seggiolone. Bello legato, stretto, sicuro. Sta fermo, insomma, ce la stava una carosicchia, non so, non ricordo bene. Qualcuno che. Ma regolarmente il desiderio dopo casa madre varcava la soglia, era in terra. Pur essendo attaccato. Con tutto il seggiolone. E si spostava col seggiolone legato. Cioè fin da piccolo voleva correre, voleva terribile, correre. Terribile, terribile. Ma sempre volendo bene a tutti, sia di qua, sia di là, sia di sede. Era un marito, fratello della mamma, no? Ed è rimasto così. Aveva un cuore tanto. È venuto in inverno a ricordare. Io ci ho detto, io in chiesa ci vengo. Ma al ristorante. Succede. Ma niente, era sconsolato. Ma come? Ma perché? Cioè, se Desiderio, guarda, la cosa importante, che cosa? La chiesa, la cerimonia, il sacramento, tutto quello che rappresenta. Io per quello ti garantisco a tutti i costi ci sarà. Ma già no. Perché io non posso fare le serate lunghe, sono disabituata a questo tipo di. Insomma, io sono io convinto che mi doveva convincere, ma io non mi feci convincere perché avevo i miei motivi. E infatti poi tornò alla carica, perciò che ci ha ripensato, perciò così.
non ci ho ripensato proprio, perché non ci posso venire. E allora... Lei si finge di legare al seggiolone qualcuno, qualcuna. Sì, sulla mia. A qualcuno di tu ci ha legato al seggiolone, ma... Non puoi dire tanto ciò di zia, ma... No, no, perché c'era Gina, avevo una ragazza che si chiamava Gina, e Aurora, un'amica, è vero? Validissima, affettuosissima, e me le cresce tutte. Io andavo a scuola, naturalmente, stavo... ma Gina pensava tutte cose. Pensava a Carmelina con la musica, la metteva con la musica di Genova, e chi ne sta? Pensava chi sta diavolo a casa. No, non si dice diavolo. Si dice, ma... No. Pensava a Simona che era saggia. Simona sempre saggia, certo. Ma sa. È il sono piccolo, ruolo. È il piccolo ruolo. Ah, il piccolo Gino c'era più. E allora, signora, a desiderio, attraverso Castello Incantato, cosa augura? Ma che da fare, che da vino? Cosa augura? Cosa augura? Di vivere secondo come si vive. Con noi c'è la sorella Nina. La sorella Nina. Lo sa che io neanche allergica, mi sono capito. No, ecco, la sorella Nina non parla perché è emozionatissima. E va bene, Nina. Ecco, gli auguri a desiderio le facciamo noi di Castello Incantato per tanta serenità e felicità. Ok, grazie signora. Che possa vivere come ha seminato tutto questo affetto, questo amore che ha dato, perché veramente tu sei ha dato un tanto, grande sì. Grande. Ed è non, vede, come così come. Non ce n'è, va. Veraggio, così, non ce n'è. Rose rosse per te. Cosa voglio da te? D'amore non si muore e non mi so spiegare perché muoio per te. Da quando ti ho lasciato sarà perché ho sbagliato, ma io vivo di te. Ormai non c'è più strada che non mi porti indietro, amore, sai perché? Nel cuore del mio cuore non ho altro che te. Ecco, in movimento gli sposi Rina e Desiderio, ecco, salgono sull'elicottero che li porterà alla Valle dei Templi. Da parte di Castello Incantato, gli auguri agli sposi Daisy e...